datemi ascolto, statevene tranquilli, non temete il mondo occulto, ma semmai abbiate paura della vostra mente, lì sono i fantasmi che vi perseguitano, lì le maledizioni che non vi danno pace, lì le pozioni che vi fanno cadere ammalati. E come fare a non cadere in una simile autosuggestione? Innanzitutto non credendovi e meglio convincendosi di essere inattaccabili. Il punto più debole, più vulnerabile della vostra persona è la parte psichica. Uno psicologo capace può manovrarvi come vuole ed operare una vera fascinazione. Queste sono le fatture che dovete temere. Non fate opera di autosuggestione a danno di voi stessi, ma semmai per caricarvi di ottimismo e di convinzione di riuscire. Per tutti ci sono dei periodi nella vita in cui vi sono più problemi di quelli che si prospettano in altri, ma questo non significa che qualcuno vi ha lanciato una maledizione. Quando vivete periodi faticosi, siete tesi e mettete in relazione i fatti che vi preoccupano con qualche circostanza che secondo la superstizione reca avversa fortuna. Ora non è che i venerdì 17 o i gatti neri che vi attraversano la strada non ci siano anche quando la vostra vita si svolge più serenamente, ma è che non vi fate caso, mentre quando soffrite automaticamente siete tesi a ricercare la causa della vostra sofferenza e siete portati a identificarla anche nelle spiegazioni più assurde, se non ne trovate altre più credibili.